Buonasera a tutti, sono Alberto Gobetti. Attendiamo che le persone si connettano e poi daremo vita alla nostra chiacchierata di questa sera. Vi chiedo solo di attendere ancora alcuni attimi prima che io possa introdurvi l'autore e con lui intraprendere questa scoperta di questo suo scritto così curioso e così interessante nel titolo e nei contenuti. Eccoci, iniziamo. Volevo ricordare a voi che vi siete e ci vi state unendo alla conversazione che potete intervenire liberamente in trasmissione postando le vostre idee, le vostre opinioni su quello che andrete a sentire o se avete già letto il testo di Cinque Rui sui contenuti del testo stesso. Fatelo quando più desiderate e naturalmente nella maniera più libera possibile. Molto bene, andiamo dunque a Alberto Gobetti. Buonasera Rosario. Permetta Buonasera. in primo luogo di fare un saluto alle persone che ci stanno seguendo e sono collegate dalla Sicilia. Io e lei siamo in questo momento qui fisicamente in due spazi contigui nella stessa città che si trova in Valtellina, quindi a una grande distanza rispetto alla Sicilia. E quindi siamo onoratissimi di avere qualcuno che ci segua da lì. L'autore che appunto vi presento questa sera, Rosario Cinque Rui, è siciliano, per l'esattezza è un calatino che ormai vive a Tirano da parecchi anni, dove lavora e dove vive con la famiglia. Non vi meravigliate se in realtà tocca a un nordico estremo come sono io presentare l'opera di un siciliano puro sangue come di fatto è Rosario. In realtà i rapporti tra la Valtellina e la Sicilia sono anche storicamente più stretti di quanto non si pensi. Io ho in mente sempre un fatto che mi aveva molto colpito durante i miei studi, la diffusione del culto di Santa Rosalia in Valchiavenna. La Valchiavenna dista da Palermo più di 1200 km, eppure nel 600 una colonia abbastanza cospicua di chiavennaschi e di valtellinesi provenienti dalla Bassa Valtellina aveva aperto le proprie botteghe a Palermo e da Palermo aveva, diciamo così, diffuso il culto di Santa Rosalia in Valchiavenna. Tant'è che almeno ancora tutto l'Ottocento c'era addirittura l'uso del pellegrinaggio da Chiavenna fino a Palermo, in occasione delle feste della Santa. Le chiese valtellinesi, peraltro, soprattutto, ripeto, della Bassa Valtellina, sono molto ricche di oggetti d'arte e di oreficeria provenienti da Palermo. Ancora, penso a un personaggio piuttosto cruciale sia per la storia siciliana che per la storia italiana, che è Luigi Torelli. Luigi Torelli è noto come uno dei moderati lombardi che ha fatto la guerra di dipendenza del 1848, ma curiosamente, durante la rivolta degli 7 giorni e mezzo di Palermo del 1866, lui era prefetto a Palermo ed è curioso perché è proprio un tiranese, cioè un personaggio nato e vissuto nel paese dal quale oggi trasmettiamo. Vero Cinque Rui? Questi sono solo alcuni degli elementi, diciamo, che in qualche modo avvicinano terre così lontane. Singolare questo gemellaggio. È vero, è vero, è vero, è vero. D'altro canto, insomma, l'amore, voglio dire, e anche la vicinanza per la Sicilia da parte,
almeno da parte mia, abituato come sono stato peraltro a passare la mia infanzia a Pantelleria, perché devo confessare, ho passato la maggior parte dell'estate della mia infanzia a Pantelleria, insomma, mi rendono in qualche modo affettivamente legato alla sua terra di provenienza. Vabbè, scusate questa breve introduzione. Rosario, ci dico qualcosa di lei, la prego, perché siamo tutti molto interessati ad avere una conoscenza. Lei non è uno scrittore alle prime armi. Lei attualmente fa l'insegnante, ma questa è, diciamo, l'ultima delle sue fatiche. Precedentemente, altre in qualche modo scritti, sia di natura prosaica che di natura poetica, hanno preceduto questo lavoro. Vuole darci così qualche elemento della sua ispirazione, Vabbè, un insomma, po' del suo lavoro? ecletticamente, ecco, cioè ho esordito con un saggio monografico di un poeta siciliano che ho conosciuto in quanto anch'io ho vissuto sostanzialmente tra Niscemi e Caltagirone, e quindi questo poeta. Di questo poeta parlo nei suoi agganci con il mondo, che fu il mondo dei contadini, sostanzialmente. Un po' lo voglio paragonare a Rocco Scotellaro, che in Mutatis Mutandis si occupò delle stesse cose, cioè della causa dei contadini e della loro cultura, ecco, possiamo dirlo adesso perché sono considerati incolti, ma in questo caso hanno una loro cultura, una loro dimensione culturale. Poi è seguita una silloge di versi giovanili della mia adolescenza, ecco qua, la sta mostrando. Sì, c'è lì un quadro di Henri Rousseau, che è un pittore che apprezzo molto, il Doganiere, Le Douanier. E infine mi trovavo già qui e ho scritto un racconto di formazione. Dello stesso personaggio che è protagonista anche dell'investitura, appunto Nexemia Football Club. Dove Nexemia sta per? È dove Nexemia sta per la cittadina di Niscemi. Ah, grazie mille. Prego. Sì, è sempre opportuno tradurre. C'è anche Calatinia. Calatinia, che appunto è Caltagirone, e c'è anche Salcedo, che è l'antichissima città di Gela, una delle prime città colonizzate dai rodio-cretesi, quindi dai greci, che poi nei secoli ha perso il suo vigore, la sua caratteristica di capitale della Magna Grecia, dei Sicelioti, ecco, si dice così, e poi è diventato un borgo di pescatori fino a quando un impianto petrolchimico è venuto a sconvolgere le vite della gente. Giustamente, sì. L'ultima sua fatica, quella dalla quale oggi vogliamo parlare, è questa, di cui avete visto l'immagine anche nel mio richiamo, insomma. Che lo scritto sia suo è indubitabile, anche perché questo bel disegno frontale che ne impreziosisce la copertina la ritrae in modo molto, ma molto realistico. Mi spinge subito a farle dunque una domanda, insomma. È un testo molto assuntivo, tant'è che lo possiamo definire più un racconto sostanzialmente che un romanzo, anche proprio per la dimensione, insomma. Porta la sua impronta frontale,
Il protagonista ha un nome del tutto differente rispetto al suo, insomma, ed è quello, come dicevamo, che illustra anche il precedente romanzo, Lauro. Ma quanto Rosario troviamo nel personaggio principale che si muove dentro l'investitura? Diciamo che interiormente è quasi combaciante la cosa, la sua vita. È un diario di viaggio spirituale, interiore. In realtà non è mai stato compiuto questo viaggio di cui parlo, e quindi questo è proprio narrativa, è proprio una narrazione tipica, insomma, di chi fa la inventio, no? L'invenzione. Però ciò che lo anima sono delle molle spirituali che ho dentro, ecco. Allora, vediamo un pochino. Do una traccia brevissima che non vuole essere un raccontare la trama, lasciamola affidata, a parte che lei stesso, insomma, si diverte abbastanza come dire, ad accennarla più che neanche a insistere sopra, ed è un aspetto molto apprezzabile, insomma, tant'è che poi insiste su altri elementi apprezzabili del testo, insomma. Però diciamo che c'è questo protagonista che si chiama Lauro. Lauro torna in Sicilia dopo un periodo che aveva deciso di andarsene. È un periodo anche abbastanza prolungato. Torna con questa mitica freccia del sud, che non so neanche più se esista, ma insomma, che le permette molta ironia, peraltro, insomma, le permette anche di scrivere uno, io credo, dei pezzi più gustosi dell'intero racconto. Insomma, se ne torna in Sicilia e se ne torna accompagnandosi con un quaderno di appunti, sul quale appunta una serie di sue riflessioni sul suo ritorno e sul senso del suo ritorno. E dall'altro, diciamo così, mettendo a fuoco quello che è l'obiettivo che si pone. Il quaderno gli serve dunque per appuntare alcuni aspetti. Delle motivazioni e per mettere, ripeto, a fuoco quanto sia. Insomma, mi piacerebbe sentire un po' da lei. Da un lato, come le è venuto in mente una cosa del genere? Insomma, da dove è andato a concepire un piano dell'opera di questa natura? E in qualche modo, quali sono i dati ispirativi, ma anche gli obiettivi che attraverso questo, diciamo così, questa costruzione lei si poneva. Allora, devo dire che i temi principali sono appunto quello della storia. Il taccuino mi serve per contestualizzare il viaggio, per contestualizzare il personaggio e il viaggio. Infatti, uso un espediente, quello appunto del taccuino, che potrebbe anche paragonarsi al manoscritto manzoniano. Quello che il canovaccio che funge da fonte storica, ecco. La storia in sé, diciamo che prende le mosse dalla mia esperienza, duplice esperienza di scuola privata e scuola pubblica. Io ho atteso ad entrambe nel mio insegnamento in periodi diversi. Ecco, avevo dato un titolo inizialmente che sottolineava questo carattere di scuola privata, lezioni a alunni, vis-à-vis, personali, e nel titolo citavo un famoso saggio dell'antichità che impartiva le sue conoscenze in giro, per l'isola. Ma mi sono accorto presto che quel titolo non era proponibile, era per
pensi era sulle orme di Protagora, qualcosa del genere. Ecco, l'interesse sia per la terra in cui è ambientato, sia per la storia, e poi altri punti di riferimento sono, che ne so, le opere citate di Pirandello, di Consolo, e anche un'opera che non cito, ma che ci mostra uno spaccato della Sicilia feudale e baronale. Sarebbe appunto il 48 di Sciascia, il racconto di Sciascia, il 48. È un punto nodale perché una lettura di quel periodo è una lettura dei rapporti fra poteri locali e poteri centrali nel periodo post-risorgimentale ci permette di capire la realtà del XX secolo, anche non in Sicilia, perché poi anche i rapporti, perché il meridionalismo è stato una letteratura che ha coinvolto anche scrittori settentrionali. Non solo meridionale. Ma sa, mi permetto di interromperla, ma anche per introdurre una cosa, ma forse anche una questione che mi piacerebbe ascoltare da lei, insomma. Lei è un emigrato, ha scelto di vivere al di fuori del contesto siciliano ed è anche parecchi anni ormai che vive fuori dal contesto siciliano, dico male? 20 anni. 20 anni, insomma. Quindi una buona parte della sua vita l'ha vissuta in Sicilia, poi ha deciso di uscire dalla Sicilia, dico bene? Sì, è proprio così. Ed è venuto subito in provincia di Sondrio. Sostanzialmente sì, perché io avevo fatto domanda di supplenza e poi era finita lì. E dopo Ok. alcuni anni sono stato chiamato e lì per lì non volevo accettare, ma poi delle circostanze mi hanno L'hanno spinta. incoraggiato, sì, mi hanno incoraggiato a venire. Essendo lei una persona già adulta e essendosi quindi staccato dalla Sicilia in un'età in cui lei era già adulto, non era più un ragazzo sostanzialmente, avrà vissuto l'esperienza dell'immigrazione in una maniera abbastanza singolare rispetto ad altre situazioni. Immagino che una partenza a 20 anni sia differente rispetto a una partenza a 40, dove probabilmente le radici rispetto all'ambiente in cui si vive sono più profonde, o meglio, si sono più radicate, visto che l'esperienza fa la radice. Dico male? In linea di principio è così, ma ricordo che ero anche molto motivato, perché alla fine non avevo non vivevo una storia d'amore col paese da dove, insomma, Era un pochino più conflittuale, dice. sì. C'erano degli aspetti che, diciamo che qualche aspetto magari non lo accettavo. Guardi, le rimando a mo' di stimolo un'osservazione che ci viene da Fabio Varia, che peraltro è una persona che conosciamo e che salutiamo. Dice così: noi siciliani che abitiamo lontano, quando torniamo, siamo i tanti Lauro, si torna sempre con un mix di amarezza malinconica e felicità gattopardiana. Mi sembra incredibilmente acuta questo genere di osservazione, insomma. Sì, Non. conosco Fabio, che saluto cordialmente. E sì, c'è un rapporto, potremmo dire, di odi et amo, che non rende le cose semplici, lineari. No, come spiego nel racconto, noi vorremmo che la realtà fosse ben diversa da quella che siamo, da quella che conosciamo, per molti aspetti. Ecco, adesso non sto qui a elencarli.
Però c'è una certa ambivalenza, questo sì, questo bisogna riconoscere che viviamo delle contraddizioni. Il suo personaggio, peraltro, appunta a queste contraddizioni e lei lo fa effettivamente parlare. È abbastanza sorprendente, ho in mente la scena sul traghetto in cui lui non vuole comunque mischiarsi, insomma. Questo non mischiarsi da un lato mi ha fatto pensare alla sua timidezza, Anche, per lui. vabbè. Ma dall'altro ha fatto pensare a quella sorta di, diciamo così, non direi vergogna, non saprei come definirla comunque, di questo atteggiamento di relativo fastidio che ci spinge a isolarci quando abbiamo bisogno di sentirci diverse rispetto alle persone che ci circondano. Ecco, non tutti comunque i meridionali sono estroversi, come forse è un luogo comune che sia così, no? E io sono uno degli introversi patologici che sfiorano l'autismo. Beh, detto questo, comunque, mi aiuti a capire che cosa lei affida a Lauro sostanzialmente? Quale parte di lei e che cosa in qualche modo rappresenta Lauro per lei nel contesto di racconto? Allora, io penso che Lauro rappresenti il superamento di questa conflittualità. Cioè io mi sono, come dire, mi sono staccato da Lauro e ho deciso di sotterrare l'ascia di guerra. Cioè mi dà l'agio di poter superare, è come una scrittura terapeutica anche, no? Assolutamente sì, è molto bella questa cosa qua, insomma. D'altro canto, Lauro viene effettivamente affidato proprio terapeuticamente un compito ben particolare, insomma. Esatto, quello di permettere all'autore di lasciarsi indietro questo fardello. Che è un fardello notevole, ma non solo, insomma. Sbaglio o dico che il tema essenziale del racconto è proprio in fondo è il conformismo, o meglio, è l'esigenza di affidare in qualche modo ad un personaggio, e un personaggio è quello di Lauro, in qualche modo, che ha fatto un certo tipo di percorso e ha acquisito un certo tipo di consapevolezza. Che è una consapevolezza non solo storica della realtà della sua terra, ma è anche spirituale, e lascerò lei a affidare in qualche modo a noi la comprensione di quali sono i passaggi di questa crescita spirituale. Ecco, affida a Laura un compito ben preciso, quello di un combattimento, direi cavalleresco, e anche questo è un tema che mi piacerebbe affrontare con lei, contro il conformismo, che è questa sorta di drago. Di mostro, insomma, che sembra imprigionare, nello specifico la Sicilia, ma in questo caso qui mi sembra che la Sicilia diventi un po' una terra mondo. Dico male? Chiaro, no? Io, cioè, anche il localismo è una fase che deve essere superata. Cioè, la chiave di tutto non è altro che l'interpretazione della realtà come se la realtà fosse un libro, di cui appunto bisogna trovare l'interpretazione. Al di là, a qualsiasi latitudine ci troviamo, non necessariamente è l'isola, sì, ci isola, però c'è il superamento di questa. Cioè, lui intende capire, Lauro, citando Goethe, intende capire a che cosa Goethe si vuole riferire.
Quindi supera il momento campanilistico, regionalistico, eccetera. È pur vero che c'è questo, è come se per diciamo così, realizzare un mondo migliore, lei volesse dire che questo mondo migliore noi lo possiamo realizzare, ma solo tornando alla nostra terra. Questo non lo so, perché quando io sono partito avevo deciso di non più tornare. Ah, era proprio così, diciamo così. Sì, Così in fase di distacco, di ero definitivo, diciamo. sfiduciato. Però il racconto mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere che alla fine, dovunque si va, quello che conta è il rapporto interiore, spirituale che c'è con il luogo e non quello esteriore. Ecco, ma allora vediamo proprio quello che le chiedevo così en passant, che è il percorso di crescita spirituale che Lauro fa e che lo spinge a tornare in Sicilia in qualche modo a cercare quella che appunto è l'investitura per fare una determinata cosa, insomma. È una consapevolezza esclusivamente legata, diciamo così, all'analisi storica della storia del suo paese che lo spinge a tornare e a proporsi, insomma, di migliorare le condizioni No, in cui no, vive. no, 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 non arrivo a questo punto, cioè da avere l'ardire di voler cambiare il mondo, perché se la cultura egemone è quella lì, cioè non sarò certo io un'altra semplice persona a poterlo cambiare. Io sto semplicemente cercando un ponte che mi colleghi al luogo dove sono, dove ho cominciato a costruire il mio mondo. Il ponte, esatto, sì. Molto interessante questo, insomma. Lauro torna in Sicilia, ok, ci arriva, va a cercare una determinata persona, che in questo caso qui è il fratello che ha lasciato lì, insomma, e curiosamente si rivolge a lui chiedendogli di ricevere un'investitura. Questa investitura rivela un atto, dal valore propriamente cavalleresco. Una specie di, come si chiama, missione di invio, con tanto di titolo, cavalleresco, perché Lauro compia una determinata missione. Lei Sì. poi lì, scomoda in modo anche molto sapiente, insomma, il poema cavalleresco, Ariosto, ad esempio, però cioè, suonano diversi altri autori, insomma, anche Sì, i poemi dell'epoca. Poi cavallereschi lei non per niente. fanno parte del patrimonio culturale, non solo quelli dei grandi, Ariosto, Boiardo e il Tasso, ma anche quelli minori come Andrea da Barberino, per esempio, e i Reali di Francia, che è collegato profondamente alla cultura contadina di cui parlo nell'altro libro, nel libro quello del poeta siciliano. Piano di Mori, sì. Ma ecco, come le è venuta questa idea? E poi, tra le altre cose, come mai va proprio dal fratello in qualche modo? Qual è il livello simbolico, insomma, che lei attribuisce al fratello? Non lo so perché è inconscio, quindi io ho un fratello, però non lavoro al museo e quindi non saprei a questo punto. Cioè, non so se ha lavorato l'inconscio in questo senso. No, è curioso, no? Perché così di primo acchito,
Chissà, ma avrei immaginato che andasse da un grande esponente, da un rappresentante massimo della cultura siciliana. Adesso io non lo so, da chi avrebbe potuto andare, insomma, a trovare il fantasma nella tomba di Sciascia piuttosto che di Pirandello, eccetera, facendosi investire in qualche modo che so io, dal sembiante di una personalità di questo genere qui. Invece no, dal fratello che fa il direttore di un museo, peraltro in una piccola città, insomma, della Sicilia stessa, muovendosi poi in un contesto che è un contesto neanche cittadino, ma è un contesto fortemente rurale, insomma, Provinciale. che è provinciale esattamente, che è quello appunto di Mazzarino, di Niscema, insomma, in una zona, insomma, che sta tra, se dico bene, mi corregga, è Che stata rappresenta Catania e Agrigento, insomma. sì. Che rappresenta un po' la Cenerentola perché è vero che si trova tra la Valle dei Templi, un po' lontana comunque, e il barocco, però ripeto, non è forte storicamente questo territorio. Anticamente c'erano i Geloi o Geloi, che dir si voglia. Ma dopo quella fase lì piomba in una. No, non so, cioè, non è stata una scelta dettata da consapevolezza. Ecco. In questo caso ho agito senza inconsciamente. Ecco. No, è anche carino, no? Perché ricorda un pochino l'ambientazione del romanzo picaresco in questo caso, insomma, è anche un po' comico, insomma, un po' alla Cervantes per certi versi. Che cito quando appunto si tratta dei gesti della cerimonia di investitura che sono risibili. No, cioè, non, loro stessi Infatti. si rendono conto di quanto sia ridanciana la situazione. Infatti, è questa, diciamo così, aspetto molto serio, insomma, un personaggio che decide di andare e in qualche modo per combattere il conformismo, ripartire dalle scuole, girare tutte le scuole della Sicilia e convincere tutti e fare proselitismo perché tutti leggano e leggano il più possibile. La lettura come antidoto in qualche modo al conformismo, che è un aspetto forse non nuovo, ma certamente proposto in una maniera molto simpatica nel testo. Mi ha ricordato peraltro anche altri scrittori, penso ad esempio a Bennett, insomma, con la Regina Lettrice, piuttosto che insomma, ad altri autori anche italiani, che insomma, talvolta su questo tema sono tornati, insomma, ben più paludati di Bennett. Ma appunto questo tema così serioso, dal quale o meglio serio, dal quale ci si sarebbe aspettati diciamo così, una costruzione seriosa, invece no, viene in qualche modo introdotta da un aspetto leggero, Diciamo che insomma. sdrammatizzo un po' la situazione, perché appunto all'inizio spiego che certe contraddizioni, quando lui si trova ancora sul traghetto, certe contraddizioni avrebbero potuto schiacciarlo, e allora la metto sul leggero, sul vaudeville, non so. È vero, comunque lei non rinuncia a tutta a una specie di passaggio, anche lì che richiama molto il poema cavalleresco, il passaggio di Lauro prima di arrivare a suo fratello attraverso tutta una serie di visualizzazioni di immagini e sostanzialmente di prove che in qualche modo contribuiscono a dargli una certa impressione, una certa sensazione e anche a fargli constatare una certa realtà dell'ambiente in cui si trova. Questo
quando lui, ad esempio, quando scendono, vedono la macchina americana, insomma, Sì. ci vuole raccontare Ecco, questi tre o quattro segni in qualche modo e che cosa vogliono dire al fine della vicenda? lì inserisco un elemento del fantasy, del genere fantasy, che mi permette di far venire su in una sola volta tutti i soldati di tutte le nazionalità che hanno girato in lungo e in largo la Sicilia, diciamo così, no? E anche per esempio, la disavventura di Lauro fuori dal museo, con quel fatto che lui resta paralizzato, anche quello mi serve per introdurre simboli e allegorie varie. Questo sostanzialmente. Sì, in effetti a un certo punto il racconto ti prende la mano, no? Non sei tu che decidi, ma è il tuo alter ego che ti Ma guida. infatti è proprio l'alter ego in qualche modo che mi interessa interrogare. Lui è ancora in giro, eh? Lui è ancora è in attesa di relazionarci sul suo viaggio futuro. Ah sì, Lauro infatti non è ancora tornato dalla sua No, no, avventura. Tutti noi non è lo stiamo tornato. aspettando perché ci Sì, relazioni su com'è andata, insomma, ma. sì. Senta, una cosa, insomma, mi balza all'occhio, insomma. Ed è la questione dell'ambivalenza a cui lei ha accennato e anche l'ambivalenza di messaggio, oserei dire. Le spiego brevemente cosa intendo. Lui parte, lancia e resta. Di fatto a combattere una sua battaglia e questa sua battaglia è una battaglia per aiutare la gente a ragionare essenzialmente, ad uscire dal conformismo Esatto. che lei peraltro non definisce, insomma, ma vede come il signore di questo mondo. Adesso non lo intendo in senso religioso, lo intendo in senso culturale, insomma. Quindi non voglio creare confusione in questo senso qua, in senso culturale. È vero che in fondo a ogni crociata, comunque, c'è sempre in qualche modo una lotta, un massacro e una strage. C'è sempre qualcuno in qualche modo che ci lascia la pelle e molto spesso la crociata, voglio dire, ci permette di conquistare la Velle, come direbbe il poeta, ma molto spesso facendo molti e molti morti, insomma. Questo può accadere anche nelle battaglie culturali, perché molto spesso, noi lo sappiamo, le peggiori stragi sono venute proprio nella definizione di quali debbano essere i valori che vanno trasmessi e vanno in qualche modo coltivati. Ci dia la sua opinione. Mi piacerebbe proprio che lei uscisse un pochino dal non definito di quello che lei vede come essere l'elemento conformista del nostro pensiero e ci riuscisse anche a dire come evitare effettivamente che la lotta per una autoconsapevolezza maggiore, per una maggiore capacità di farci protagonisti del nostro destino, non si trasformi in qualche modo in una carneficina, come spesso accadeva in passato, insomma. Nel momento in cui si lottava per le proprie idee. Io faccio delle citazioni, per esempio dico che l'uomo ha dominato, l'uomo a suo danno, questo lo traggo da Ezechiele. Oppure faccio l'epigrafe, faccio un'epigrafe dove dico che l'uomo sapiens, sedicente sapiens, tanto sapiens non è stato, visto che invece di cooperare ha mirato a dominare. Ecco. Allora, cosa faccio? Invito il sedicente Homo sapiens a
prendere coscienza di tutto questo e a dire non voglio più servirmi di te, del suo simile con la forza, ho capito che è meglio cooperare. Cioè, quello che oggi si direbbe lavorare tutti, lavorare meno, con lo slogan, con lo slogan post 68esimo, cioè questo banalizzando, però se si riuscisse, ecco, a prendere coscienza di questo, l'uomo cambierebbe prospettiva. Ecco, questo è quello che penso. Devo dire, da questo punto di vista, che molti insegnamenti in questa direzione ci sono venuti proprio dalla Sicilia contemporanea, però, perché la Sicilia avrà un passato difficile, anche recente, difficile, però mi sembra che alcune delle elementi più vitali che in qualche modo la società italiana ha sviluppato negli ultimi anni, io penso soprattutto alla consapevolezza nella lotta contro le mafie o contro la corruzione, vengano proprio dal paese che in qualche modo più ha pagato un costo a quella che in parte è anche un frutto avvelenato della sua tradizione. E bisogna riconoscerlo alla Sicilia questo. Trovo che proprio lo sforzo e la fatica fatta da molti siciliani abbia fatto sì che anche noi lombardi siamo diventati un pochino più coscienti di quello che è un problema che riguarda anche noi e che al contrario infetta profondamente la nostra mentalità. Non so se lei condivide queste parole. Sì, non sono addentro appunto a questa coscienza settentrionale, diciamo così, però noto che c'è gente che ho sentito gente che pone l'accento su questo aspetto, cioè che dovrebbe cambiare la situazione, come possiamo dire, il legame che c'è fra, io chiamo cultura boreale e cultura australe. Sì. Molto bella come espressione. Sono due culture che non si incontrerebbero mai, ma che è auspicabile che a un certo punto si incontrino. Beh, guardi, siamo partiti dal nostro Goethe, ma Goethe proprio, secondo me, è la testimonianza più vera dell'incontro e di un incontro non superficiale tra una cultura che è una cultura prettamente boreale, appunto la cultura... È vero, per carità, Goethe è un classicista, per cui quando scende nel sud d'Italia, di cui si innamora pazzamente, perché lui... come molti di noi sanno, insomma, era intenzionato addirittura a trasferirsi a Napoli e a vivere stabilmente a Napoli, poi questo gli è stato impedito, insomma. Ma lui arriva in Sicilia e ne resta profondamente colpito. È vero che lui è interessato soprattutto alla ricerca degli elementi classici, quindi l'antica Grecia e tutto quello che ha a che fare con l'antica Grecia, mentre non ha nessun interesse per l'arte rinascimentale, ad esempio, che proprio non gliene frega niente. Però dice una cosa che effettivamente è quella che colpisce e colpisce veramente nel segno, perché io credo che tutti noi, nel momento in cui ci richiamo in Sicilia a vedere e a contemplare le bellezze del paesaggio e dell'arte, non possiamo che sostanzialmente esprimere il concetto che Goethe ha espresso, cioè avere la sensazione che la chiave che apre tutte le cose stia proprio in qualche modo lì. Ed è anche curioso comunque che lei, che pure è così severo, lo abbia ripreso, insomma, e lo abbia messo quasi a sfidare il lettore, perché sia il lettore stesso che gli dia un valore e un senso. Dico male? Sì. C'è un po' di sfida, eh? È vero quello che dice, voglio io... Punto il dito, diciamo così, ammonisco.
E lo fa peraltro brillantemente. Ho visto che il suo libro ha vinto il premio Trinacria, dico Sì, bene, per è un il settore narrativa di viaggio. Pronto? quest'anno, l'anno scorso a maggio è stato, sì. E si tratta di un gruppo appunto che si occupa appunto di biografie e autobiografie. E che organizza ogni anno questo premio. Benissimo. C'è una lettrice, visto che adesso è il tempo dei lettori, che pone una domanda, anzi, simpatica, insomma. In effetti, anche questo fa parte della dimensione simbolica. Beh, sì, in parte sì, perché alla fine l'Appia è una via, un'antica via. Quindi ci stava bene un'antica via romana e quindi trovavo adatto questo tipo di simbolo, una macchina che ha il nome di un'antica via romana. È abbastanza curioso, comunque, perché anche questa mi fa venire in mente questa cosa qui. La Sicilia, come dire, ha un rapporto complesso rispetto alla propria antichità. Da un lato ha un'antichità, greco-romana che la rende, al centro, la pone al centro del cuore della civiltà in assoluto. Dall'altra ha una, storia, diciamo così, più recente o comunque più tardiva, che potremmo situare dall'epoca di, diciamo, immediatamente dopo l'epoca di Federico II fino a tutto il Novecento, che sembrerebbe un'epoca molto più complessa e più ricca di ombre, dico male. Non dice male, non dice male. Questa almeno è l'opinione che emerge dal libro. Fino ai Normanni c'è una tolleranza del forestiero e anche della persona umana, nei limiti, diciamo così, storici. Dopo i Normanni, anche con l'interesse del papato che si ingerisce negli affari, anche con i Borboni, questa guerra che c'è stata fra i Borboni e i loro vassalli periferici, i cosiddetti baroni, quella ha creato veramente tante tare, tanti scompensi. Ecco. Certo, non si può a spanne giudicare la storia, però tendenzialmente è così. I guai sono cominciati dopo Federico II, ecco, non fino a Federico II, ecco. Ma mi levi una curiosità, ma in fondo lei cosa vorrebbe dalla sua Sicilia? Cosa vorrei? Non voglio metterla in crisi, In due parole si può esaurire, cioè, non è che No, posso esprimere però. un desiderio. Almeno, perché no, invece? Sì, la invito in due parole a dire che cosa desidererebbe. Allora. Io non ho girato neanche molto, ecco, eccetera. Conosco soltanto, non conosco per esempio il nord-est tanto bene, il nord-est della Sicilia. Conosco il sud-est, che è una zona molto, la famosa zona del Barocco, che è anche una zona. Una Sicilia operosa, ecco, chiamiamola così, operosa, e per molti secoli è stata considerata quella esente dalla cosiddetta mafia. Anticamente si diceva la Sicilia babba, si diceva così perché c'era quella sperta che significa quella
furba e quella invece che non era furba. Comunque, lasciando perdere questi giudizi, io a me piace molto quella Sicilia lì, quella Sicilia. Come possiamo dire, mi piacerebbe che quella Sicilia fosse quella che poi riesce ad estendere, perché Dio disse ad Adamo: devi esportare il paradiso in tutto il mondo. Questo era il paradiso. Lui ha sbagliato e va bene, e non ha esportato un bel niente. Però, se io dovessi cercare un modello positivo per la Sicilia, o non negativo, comunque, sceglierei quello. La ringrazio, è molto bello quello che dice, insomma. Insomma, ne saranno anche molto fieri le persone che abitano in quelle zone. Ivo, Rosaria, ci avviamo alla conclusione del nostro colloquio. Lascio a lei in qualche modo concludere naturalmente dicendo quello che ritiene opportuno anche per invitare le persone che ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo e che magari non hanno ancora preso il suo libro ad acquistarlo. Non sono proprio adatto a Alle questo tipo di promozioni, promozione. Sì, vorrei autopromozioni. finire con quattro citazioni di autori del passato che hanno definito la Sicilia sinteticamente. Allora, il primo autore è Maupassant. Maupassant dice, parlando della Sicilia perché l'ha visitata, da un'estremità all'altra. Essa si può definire uno strano e divino museo di architettura. Pascoli, che visse anche a Messina e insegnò a Messina, scrisse: ogni aura che qui muove pulsa una cetra o adempie una zampogna e canta e passa. Io era giunto dove giunge chi sogna. Che è bellissimo. Era Molto giunto bello. dove giunge chi sogna. Amdis, che cito anche nel libro, dice: un luogo di giovani follie, giovanili follie, ora deserto, animato dal fiore dei nobili ingegni, punto, vabbè. E infine con Dante che dice: tutto quanto i nostri predecessori hanno prodotto in volgare si chiama siciliano. Ciò che anche noi teniamo per fermo e che i nostri posteri non potranno mutare. Quindi, questo giudizio di Dante è definitivo, è una pietra tombale sulla Sicilia. Il che ci permette anche solo di accennare, sebbene proprio di striscio, a un aspetto invece che è molto importante, che è quello della lingua che lei utilizza nel suo testo, che è una lingua volutamente particolare, insomma, che è una lingua che induce che contribuisce a rendere frizzante il suo testo. Che ha anche lì, insomma, rispecchia una sua particolare, una sua, suo, intendo di lei, Rosario, un suo particolare rapporto con la lingua e con le etimologie, insomma, e che a me personalmente ha molto divertito perché contribuisce, insomma, a dare sapore al testo e alla narrazione. Se vuole dire qualcosa di brevissimo sulla lingua, glielo concedo volentieri. Il rapporto con la lingua è un rapporto molto. Sono come degli scogli che anziché scoraggiarmi, mi incoraggiano a studiare le rocce e la petrografia usando una metafora. Ecco, comunque vorrei ringraziare lei per la sua generosa opportunità. No, la ringrazio io perché veramente è stato molto interessante il colloquio e mi ha dato la possibilità anche di, appunto, avere la possibilità di incontrare così tante persone, insomma, che si sono allacciate dalla Sicilia, insomma, quindi di salutarle, di Io onorarle, insomma, la
anche loro. E augurarci anche che con questa situazione da Covid, insomma, presto si passa in una situazione più felice, più serena, dove io possa tornare in Sicilia, insomma, perché Palermo mi manca enormemente. Allora, mi auguro che sia così. Signori, grazie mille dunque per averci seguito. Se Partecipanti. desiderate, Grazie. mia, da parte di Rosario Cinque Rue, da parte mia, se desiderate comunque ancora postare quesiti, eccetera, sulla nostra pagina Facebook, non esitate a farlo. Ci fossero delle risposte, le rimando da ottenere, le rimando a Rosario. E grazie ancora. Buona serata. Arrivederci da entrambi. Arrivederci, grazie, grazie a tutti.